Ok, perfetto. Ci siamo. Buonasera a tutti, benvenuti su Tutored, bentornati sulla nostra piattaforma Arancione. Io sono Giuseppe e mi occupo di webinar nello specifico e vi do il benvenuto al nuovo incontro, sempre qui su Tutored, con una realtà che collabora con noi da un po' di tempo, della quale siamo molto felici. Parliamo di Blue Ocean Finance e nello specifico parliamo del ruolo del financial analyst che verrà raccontato da Matteo e da Annalisa. Ciao ragazzi, benvenuti. Grazie, Ciao, buonasera. buonasera a Come tutti. state? Tutto bene? Pronti? Grazie. Prontissimi. Prontissimi per raccontare questo ruolo che, come dire, è sempre più in espansione. Cercheremo di, come dire, svelare un po' il dietro le quinte anche per chi, e so che ce ne sono in molti tra di voi, vuole intraprendere questa carriera. Poi vedo anche Ludovica. Ciao Ludovica, benvenuta. Eccoti qui. Con te poi magari andremo più nello specifico a raccontare, come dire, della vostra realtà aziendale, se c'è qualche domanda a cui poi vorrai rispondere sia, ecco, nella prima parte che nella parte in cui concentriamo questo scambio tra i partecipanti e gli speaker professionisti coinvolti. Verso la fine infatti ci sarà, ritaglieremo uno spazio per il Q&A, vi invito a commentare in diretta. A magari chiedere qualsiasi tipo di, come dire, di informazione agli speaker e poi di fare le vostre domande, le vostre curiosità, inserendole nella sezione che vedete qui nella barra di sinistra, quella in arancione, c'è un simboletto e un Q&A con il punto interrogativo. Inserite lì le domande, fatelo anche durante l'intervista, perché tanto poi le recuperiamo alla fine dell'incontro. E poi invece c'è un simboletto bianco con lo sfondo nero in basso sulla destra. Se ci cliccate, vedrete che potrete disporre del vostro schermo un po' in modo del tutto autonomo, quindi se avere come dire, lo schermo diviso in base al numero degli speaker oppure avere una finestra centrale. Allora, ragazzi, io direi che possiamo iniziare. Innanzitutto mi fa un sacco piacere che siate qui, perché, come dire, non è banale, soprattutto perché tanti ragazzi escono dall'università con le idee poco chiare e magari non conoscono nel dettaglio tanti ruoli. Che possono essere, ecco, di qualsiasi tipo di ambito, in questo caso finanza, tra cui c'è appunto quello del financial analyst. Allora, innanzitutto, entrambi financial analyst, vi chiedo quali sono le caratteristiche fondamentali da conoscere del vostro ruolo, così iniziamo, ecco, a scavare dentro il vostro profilo, la vostra figura. Annalisa, Matteo, a Assolutamente. voi. Assolutamente. Allora, il financial analyst è una figura professionale che si relaziona direttamente con i decision maker dell'azienda assistita, quindi sostanzialmente i CEO, e ascoltano gli obiettivi di crescita della società e cercano di mettere e mettono a terra una strategia finanziaria affinché li possano effettivamente raggiungere. Questo processo avviene spesso attraverso l'efficientamento delle risorse che effettivamente le aziende hanno, o attraverso il reperimento di nuova finanza. In Blue Ocean Finance, che è una società per azione che si occupa di consulenza finanziaria e che nel particolare si occupa di advisory, quindi operazioni straordinarie, e ricopre tutti i rami, diciamo, di funding, quindi equity, debito, tax credit e finanza agevolata. È una figura importante ed è estremamente trasversale, in quanto copre tutta questa serie di prodotti e ritengo sia una caratteristica fondamentale, poiché solo conoscendoli tutti è possibile poi strutturare quella che è una corretta pianificazione finanziaria per l'impresa. Se dovessi delineare delle capacità che sono necessarie per svolgere questo lavoro, sarebbero sicuramente la capacità di analisi, in quanto chiaramente bisogna comprendere a fondo quelle che sono le necessità dell'azienda. Delle buone doti di comunicazione, in quanto chiaramente si parla con diversi attori ed è fondamentale utilizzare il linguaggio corretto, e questo linguaggio cambia chiaramente a seconda dell'attore con il quale ci si confronta. E delle doti decisionali, in quanto molto spesso l'imprenditore e il CEO che arriva da noi non arriva dicendoci che ha intenzione di fare, di utilizzare un certo strumento, di fare una certa operazione, ma ci domanda come fare a raggiungere un determinato scopo, che può essere un obiettivo, un piano, un investimento, e quindi è fondamentale per noi essere in grado di decidere e di guidarli in quella che è la migliore soluzione. Chiaro.
Annalisa, tu vuoi, come dire, aggiungere un po' della tua esperienza a quello che ha detto Matteo? Benvenuta anche a te. Grazie, intanto ti ringrazio per averci invitato, comunque è un piacere anche per noi essere qui. E no, comunque in realtà Matteo è stato molto esaustivo in tutte le descrizioni che ha dato e sono assolutamente vere. E senza dubbio è veramente anche molto importante l'empatia che c'è tra il financial analyst e il cliente, l'imprenditore, perché proprio come diceva anche lui, noi dobbiamo proprio supportarlo e guidarlo verso il processo di crescita aziendale. Che insomma che vuole sostenere, quindi sì, è molto importante anche questa cosa, direi. No, guardate, mi piace molto quello che emerge dalle vostre risposte, perché sempre di più le competenze tecniche sono importanti, ma allo stesso tempo ci sono le cosiddette soft skill che si impongono e diventano cruciali, soprattutto quando si parla di, come dire, confrontarsi con qualcun altro, quando il proprio lavoro comunque non è solo, come dire, autonomo, non si lavora chiusi in una bolla, ma si ha a che fare con altre realtà. E mi pare, insomma, che da entrambe le testimonianze questo sia evidente. Sì, no, infatti Assolutamente. comunque noi anche in Blue Ocean Finance lavoriamo tantissimo, ovviamente sulle hard skills perché sono fondamentali, ma anche sulle soft skills, su proprio come ti dicevo prima, di come relazionarsi al cliente, che tipo di pensiero strategico diciamo, bisogna avere e anche capire che persone hai davanti, che tipologia di azienda c'è davanti. Anche questo è molto importante, è proprio diciamo, un'esperienza a 360 gradi della realtà aziendale. Chiaro. E io immagino, come dire, che queste vostre competenze, sia tecniche che poi più soft, le abbiate anche imparate durante il percorso, no? Perché una volta usciti dall'università, spesso, come dicevo prima, siamo un attimino disorientati. Poi anche in Blue Ocean immagino che abbiate avuto modo di fare esperienze e poi siete arrivati fin qui. Sì, no, Immagino quello proprio di sì. sì, assolutamente, perché comunque è proprio un percorso di crescita che si fa comunque all'interno proprio di Blue Ocean, perché ovviamente almeno cioè, sia io che Matteo comunque siamo entrati che non eravamo ancora laureati e ci dovevamo comunque laureare di lì a poco e quindi venivamo ancora diciamo da poche esperienze lavorative, quindi inizi che ti devi ovviamente rapportare non solo con l'aspetto lavorativo, ma proprio anche come dicevamo prima, con proprio realtà che hanno proprio molto affidamento su quello che è il tuo contributo da consulente. E noi qui comunque impariamo ogni giorno, perché è proprio anche l'ABC comunque della nostra formazione, quello di iniziare che stai imparando, però continua ad imparare da ogni caso diverso che ti capita ogni giorno e soprattutto anche per cioè, tutte le evoluzioni normative che ci sono Chiaro. oppure le nuove fonti di finanziamento che ci sono, un esempio per esempio il PNRR o anche altre, diciamo, altre attività. Quindi la formazione comunque è un aspetto rilevante per noi, sempre. Condivido Ragazzi, assolutamente. A proposito di percorsi e di processi, ci raccontate il processo di selezione in Blue Ocean Finance? Perché certo. immagino che, ecco, qualcuno che vi sta ascoltando la domanda ve l'avrebbe fatta comunque, quindi ve la faccio io. Sì, infatti stavo spiando un po' le domande, avevo visto che già c'era qualcosa su questo. E allora ti rispondo io. Allora, il nostro processo di selezione è diviso in quattro step. Il primo step ovviamente è l'invio del curriculum e della lettera motivazionale, che consiglio comunque di fare sempre perché è molto importante, anche proprio per far capire quali sono le vostre esperienze e soprattutto qual è la vostra motivazione, che comunque alla fine in generale è sempre la cosa più importante, capire quello che ti spinge a fare una determinata candidatura piuttosto che un'altra. E appunto dopo questo primo step c'è una prima fase di scrematura e chi passa accede a questo colloquio di gruppo. Nel colloquio di gruppo si presenta un caso aziendale dove verranno testate le conoscenze di finanza aziendale, governance, ma soprattutto lo spirito imprenditoriale che caratterizza il candidato e anche ovviamente di logica.
E durante questa fase è molto importante comunicare anche con gli altri candidati, perché ovviamente è un colloquio di gruppo, quindi è importante esprimere il proprio punto di vista, ma anche capire quello degli altri e insieme giungere a una conclusione. Una volta poi superato questo step, si verifica, diciamo, lo step dell'assessment scritto, che altro non è che la messa in pratica, il più delle volte su un foglio Excel, di quello che è stato il caso aziendale spiegato sostanzialmente in numeri, diciamo. E in questa fase quello che consiglio è ovviamente quello di spiegare ogni tipo di ragionamento che c'è dietro a quello che è stato scritto. E una volta che viene valutato questo terzo step, si accede all'ultimo step, che è un colloquio individuale, nella quale si ha la possibilità di presentare, insomma, il proprio progetto alle figure più senior, al CEO e le altre figure più senior, e far emergere anche quelle che sono le famose soft skills e quello che fa parte proprio della personalità di ognuno. E poi, una volta finito questo colloquio individuale, ci sarà l'esito. E tutti ci auguriamo che possa essere, esatto, positivo. Ma allora, l'esito è positivo quando poi alle spalle c'è anche una preparazione. Quello che vi chiedo è: voi come vi siete preparati per i colloqui? Assolutamente, sicuramente la preparazione è molto importante. E essendo colloqui molto differenti l'uno dall'altro, cambia anche la preparazione che occorre. Sicuramente per il primo colloquio, quindi il colloquio di gruppo nel quale si affronta un caso, è fondamentale un ripasso di finanza aziendale per non, chiaramente rinfrescare quelle che sono poi delle conoscenze, diciamo, di base, fondamentali però, ed è fondamentale, diciamo, capire se sia un buon fit per l'azienda e capire se l'azienda è un buon fit per voi. Quindi è necessario vedere il sito aziendale, capire quali sono i valori, capire com'è la vita in Blue Ocean Finance, ritengo sia una cosa fondamentale. Per quanto riguarda il caso, che viene invece trattato l'assessment scritto, è fondamentale, come diceva Annalisa, lo studio e l'inserire quello che è il proprio ragionamento, perché nessuno si aspetta un caso perfetto in questa fase, almeno, chiaramente, essendo comunque un primo avvicinamento al mondo del lavoro, chiaramente è più importante il ragionamento che c'è dietro e la spiegazione, in quanto un numero magari non perfettamente corretto, ma con una buona spiegazione, ha più valore di un numero che è più corretto, ma che non si sa come si è raggiunto, come ci si è arrivati. E probabilmente invece per l'ultimo colloquio è fondamentale studiarsi quello che è il proprio lavoro, quello che si è preparato, perché sarà l'occasione in cui si potrà comunicare e si potrà parlare spiegando quello che si è fatto, e in più ci sarà una parte dedicata a conoscersi meglio, e quindi nel quale l'azienda approfondirà e capirà fino in fondo, diciamo, se sia un buon fit o meno. Chiaro. Guarda, prima tu parlavi di conoscere durante un colloquio, far capire, insomma, al recruiter di conoscere la realtà aziendale. Io non so se tutti conoscono di Blue Ocean Finance la vostra Academy. Quindi vi chiedo di raccontarci un po' di più su questo aspetto che vi caratterizza, e vi chiedo poi soprattutto qual è il valore aggiunto dell'Academy in Blue Ocean. Guarda, come hai anche accennato benissimo te, comunque l'Academy è proprio un aspetto caratterizzante di Blue Ocean, è un po' anche quello che diciamo all'inizio, perché c'è proprio alla base il concetto di formazione costante. E ovviamente l'attività di Academy scandisce molto quella che è la giornata di un intern, ma anche ovviamente quella dell'analyst, anche di figure più senior. La nostra Academy si basa, diciamo, su due driver principali, perché da una parte abbiamo la nostra biblioteca digitale, ovvero che tramite una piattaforma sono presenti dei video fatti da advisor o da persone più senior all'interno della società, che spiegano importanti nozioni teoriche che sono dietro le attività che facciamo ogni giorno. E questo, diciamo, questo aspetto è proprio molto importante per approcciarsi a quella che è proprio la quotidianità del lavoro come analyst. E poi un altro tipo di academy che facciamo sono delle sorte di incontri frontali con le figure più senior, nella quale si ha la possibilità
di lavorare proprio su quelle che sono le hard skills, ma anche su quelle, come dicevamo prima, che sono le soft skills. Quindi, per esempio, a noi anche quando facciamo Academy ci è capitato di fare queste lezioni con le figure più senior, nella quale ci veniva presentato quello che poteva essere un cliente tipo e lavorare su quello che poteva essere la migliore strategia per quel cliente, o insomma le migliori opportunità che potevamo trovare. Quindi è molto importante. Poi un'altra cosa è che ovviamente, come dicevamo sempre, è importante quel rapporto che si crea con il cliente. Quindi nella fase di Academy noi lavoriamo anche molto su come approcciarsi al cliente, come sviluppare, diciamo, queste doti di maggiore empatia con il cliente per capire realmente quali sono i bisogni del cliente. Chiaro. Guarda, allora, a me piacerebbe tornare anche a parlare un po' di voi, nel senso che mi piace durante questi incontri mostrare il dietro le quinte dei profili professionali, quindi parlare un po' di Matteo e di Annalisa. Vi chiedo, voi da quanto tempo siete in Blue Ocean Finance? Allora, da 5 mesi. Ok, Annalisa, lo stesso, giusto? Sì, 5 mesi. Che ricordi... Che ricordi avete del vostro primo mese? Allora, è stato sicuramente un mese intenso e intenso non intendo a livello di orari, ma di intensità di lavoro, in quanto è un'azienda dinamica e il ritmo è elevato. E sicuramente abbiamo imparato tantissimo nel corso di un singolo mese e ha superato quello che erano le nostre aspettative. In quanto fin da subito c'era stato detto che la crescita è estremamente rapida, si hanno subito responsabilità, però in realtà è stato ancora più rapido di quanto ci aspettassimo e nel giro di neanche un mese abbiamo iniziato ad avere clienti seguiti quasi interamente da noi e per esempio era il periodo di apertura di un bando pubblico, che era Simest nel caso specifico, e sicuramente Annalisa ha delle esperienze simili. Nel giro di pochissimo abbiamo applicato con dei clienti che avevano dei piani di investimento e che ad oggi possiamo dire che hanno vinto e che stanno realizzando sempre col nostro supporto, ed è una grande soddisfazione. Quello che emerge è un sacco di entusiasmo da parte vostra, sono sincero. I sorrisi che mostrate raccontano anche di più delle vostre parole. Vi chiedo, mi raccontate un po' di una vostra giornata tipo? Apro e chiudo parentesi, se esiste una giornata tipo, perché tanti professionisti con cui collaboriamo ci dicono ma la giornata tipo è difficile da spiegare e da raccontare. Voi invece? Inizi tu. Beh, io risponderei esattamente in quel modo, è molto difficile. però così questa è la risposta facile. Ho la risposta, scusa. Allora, diciamo che sicuramente è un po' complesso perché ci sono moltissime attività e appunto ci occupiamo di tutti questi, delle varie tipologie di funding e quindi di conseguenza ci sono molte attività diverse. Chiaramente la nostra giornata è scandita tra momenti di analisi, quindi sui documenti dei clienti e di studio, e da molti momenti con invece proprio parlando con i clienti, cercando di capire quali sono le loro necessità e strutturando con loro quelli che sono dei percorsi finanziari che poi molto spesso sono orientati comunque ad operazioni straordinarie. Posso anche dire che è cambiata molto la nostra giornata tipo, probabilmente dall'inizio, quindi da quando eravamo degli intern, in cui erano molto scandite da quello che era l'Academy e comunque da quel periodo di formazione intensa che c'è comunque nel primo periodo, ad oggi, nel quale da analyst sostanzialmente abbiamo dei nostri clienti, siamo molto autonomi e diciamo che la giornata tipo varia molto perché varia in base a quelle che sono le necessità dei nostri clienti e le attività che seguiamo. Sì, chiaro. Poi diciamo che comunque non, da noi diciamo che non c'è proprio il concetto di timbrare il cartellino oppure che devi stare per forza qui 8 ore al giorno, 10 ore al giorno, questo concetto non c'è, perché comunque anche Blue Ocean Finance in primis guadagna proprio sugli obiettivi e non sulle ore lavorate, quindi ognuno di noi sostanzialmente gestisce il tempo in base a quelle che sono le proprie attività da fare e quindi personalmente io
magari ci sono dei giorni in cui esco prima, esco dopo, in base anche a quelle che sono proprio le esigenze dei miei clienti, perché ovviamente ci sta la giornata in cui c'è l'emergenza e quindi bisogna dedicare più tempo a un cliente piuttosto che un altro, oppure anche giornate in cui è più tranquilla comunque. E come diceva anche Matteo, è cambiata molto la giornata da intern ad analyst, però una cosa che mi ha colpito sin dall'inizio è proprio questo senso di responsabilità che ti viene dato sin dal primo giorno. E anche banalmente mi ricordo di un episodio che mi è successo, che era tipo la prima settimana che stavo qui e una figura più senior è venuta da me a chiedermi: cosa ne pensi di questa pratica, di questa cosa, secondo te è equilibrato o no? Ed è una cosa che a me personalmente mi ha lasciato un po' sotto shock, perché in altre realtà è proprio un qualcosa che non succede. E quindi questo è sicuramente un altro aspetto. E un'altra cosa da cui è scandita la nostra giornata è il confronto costante e anche i feedback costanti che ci diamo. Perché per noi è importante essere allineati sempre su come facciamo le cose, perché siano fatte nello stesso modo e seguendo gli stessi principi. Quindi ci confrontiamo molto su quali sono le attività che si possono migliorare, come si possono migliorare, quali sono le attività dove stiamo andando bene e quali sono quelle dove stiamo andando male. Quindi, diciamo, per riassumerla ti direi questo. No, guarda, è molto molto bello l'episodio che hai raccontato, nel senso che quando, come dire, appena entrata ti hanno chiesto un parere, non è scontato, devo dire. Esatto, quindi sì. Hai fatto benissimo a raccontarlo. E, ecco, quello che mi sembra di capire è che non solo è cambiata la vostra giornata tipo, sono cambiate anche le vostre responsabilità. Immagino siano aumentate. Che ci dite in merito, ecco, alle responsabilità? Come vi sentite? Quali sono, ecco, i modi in cui gestite i clienti e non solo? Allora, personalmente, tipo, a me quando lavoro mi piace pensare che comunque ho in mano i sogni degli imprenditori, quindi se un'attività la riescono a realizzare o no comunque passa per le mie mani, perché magari hanno bisogno di un finanziamento per raggiungere il loro obiettivo, che è un po' quello che è il loro sogno. E ovviamente io, come anche i miei colleghi, se non lavoriamo insieme, se non ci dedichiamo al 100% su quell'attività, il cliente non riesce a realizzare quello che è la sua ambizione, che è il suo progetto. Quindi comunque ho un grande senso di responsabilità nei confronti dell'attività proprio del cliente, e questo credo che posso parlare anche per Matteo, ma come anche per tutti i miei colleghi, perché abbiamo proprio a cuore il fatto di poter lasciare un segno e dare proprio anche un impatto forte all'interno dell'ecosistema. E in generale, quindi, queste un po' sono le responsabilità che a livello operativo sono tantissime e che variano, come dicevamo prima, in base alla giornata tipo. Però di base, diciamo, quello che traina la vita di tutti i giorni qui è proprio questo desiderio. Ma sentite un attimino, ma oltre ai clienti, con chi vi interfacciate durante le vostre giornate? Parlo anche di persone all'interno del team di Blue Ocean. Allora, diciamo che oltre ai clienti, che comunque è un aspetto, sono momenti... sono un bel po'. Assolutamente. C'è un continuo confronto perché, come diciamo prima, comunque la formazione è ongoing, quindi c'è un confronto continuo, ci si confronta internamente, sulle attività, ci si confronta su quello che è, diciamo, gli strumenti nuovi e di conseguenza internamente c'è un confronto continuo. Esternamente ci sono dei confronti invece magari diciamo più finalizzati a quelle che sono le operazioni, e quindi sono diciamo una tantum, nel senso che è limitata al momento in cui c'è una certa operazione, e quindi ci riferiamo a partner che possono essere istituti finanziari o insomma consulenti di clienti, e di conseguenza varia molto, ecco, anche questo. Io, allora, ci tengo un attimino a sottolineare che tutte le domande che ci state riportando in chat riceveranno risposta, tra un po' le rivolgiamo direttamente a Matteo e ad Annalisa. Adesso invece vorrei un attimino focalizzarmi su un aspetto che è tutt'altro che banale, e cioè quello che riguarda, diciamo, l'età
di chi compone Blue Ocean, perché vabbè, voi siete giovanissimi, però ecco, io vorrei un attimino aprire questo sondaggio, eccolo qui, per chiedere a chi ci sta ascoltando, secondo voi quanti anni ha la figura più senior del team di Blue Ocean Finance? Quindi provate a dare una risposta e poi Matteo e Annalisa vi svelano quella che è quella corretta. Vediamo un po' chi indovina. Allora, c'è un... facciamo così, io vi condivido anche i risultati in diretta. C'è un netto... sì, più o meno netto predominio della risposta B, quindi 42 anni. Vediamo un po'. C'è anche uno che ha risposto 53, due che hanno risposto 30 anni. Vediamo, aspettiamo qualche altro secondo e poi... ragazzi, ci dite la verità. Allora, sì, 42, 15 persone, siamo al 62%. Ok, allora ragazzi, quanti anni ha la figura più senior del team di Blue Ocean Finance? A voi l'ardua sentenza. Allora, la figura più senior, che è il nostro CEO, ha 38 anni. Perché okay, noi... il 25% di chi ha risposto ha indovinato. Sì, 25%, sì. Diciamo che è una caratteristica unica, diciamo, di Blue Ocean Finance, quindi è ragionevole. Esatto. No, dicevo prima, è un aspetto da non banalizzare, tutt'altro che indifferente, perché poi, come dire, non si limita soltanto all'età del vostro CEO, ma anche una caratteristica che, come dire, è diffusa in tutto l'ambiente, questo spirito di freschezza, di dinamicità, di operosità, ma anche più banalmente di mente aperta. Sì, in generale comunque tutto il team è under 40, quindi siamo tutti, diciamo, molto, molto giovani, ed è, come dicevi anche tu, un po' una cosa che ci caratterizza, e non è solo un fattore di età, ma è proprio anche a livello mentale. Comunque noi, cioè, siamo giovani che vogliamo fare le cose fatte bene, con elevata qualità e con freschezza anche, e facendo anche, sperimentando sempre cose nuove e andando sempre quelli che sono i nostri limiti, e questo credo che sia comunque un buon elemento da considerare. Sì. Allora, ho utilizzato l'aggettivo giusto. La vostra realtà, esatto, mi sembra molto fresca, esatto, molto attuale, sul pezzo. Sì, sì, quello sempre. E poi in generale comunque il nostro team è anche molto bilanciato, siamo 50% uomini e 50% donne, quindi anche questo non è scontato nel mondo della finanza. Quindi... No, ottimo, davvero. Complimenti a voi ragazzi. E poi l'altro aspetto che caratterizza Blue Ocean Finance è la trasversalità a 360 gradi. Ci dite un po' che cosa si intende per trasversalità e perché è importante in azienda, nella vostra azienda. Fa parte un po' forse dell'aspetto della freschezza, del dinamismo. Sì. Chiaramente si è... Per seguire i nostri clienti nella migliore dei modi è necessario avere, diciamo, competenze su molti elementi, su molti strumenti differenti, e questo è anche un pochino per avere una visione più oggettiva e per poter fare una corretta pianificazione finanziaria. Chiaramente se un analyst sa utilizzare un solo strumento, a tutti i clienti proporrà quello strumento, che in realtà è quello che succede molto spesso in consulenza, e è assolutamente contrario a quella che è la nostra ottica, in cui ogni analyst e per di più ogni advisor sa chiaramente utilizzare tutti gli strumenti e si decide, si pianifica oggettivamente, con la possibilità di percorrere tutte le strade, quella che è la più corretta e quella che è la più adatta all'azienda che è nostra cliente, chiaramente. E questo ritengo sia assolutamente uno dei principi per offrire un servizio di alta qualità.
Guarda, hai riassunto il concetto della trasversalità nel modo migliore, quindi super Matteo. Io ragazzi ho un sacco di domande che vi vorrei fare, ma so che tra l'altro in chat ne sono arrivate un bel po', quindi come dire, vi faccio l'ultima, poi però continuiamo con le curiosità dei partecipanti, e cioè siete giovanissimi, però allo stesso tempo, come dire, avete già un po' di esperienza alle spalle. Qual è la vostra prospettiva di crescita? Come vi vedete nel futuro? Allora, personalmente a me piacerebbe continuare sempre a imparare sul campo, a non fermarmi mai, ma soprattutto mi piacerebbe comunque riuscire a portare dei cambiamenti concreti nella realtà in cui opero, in generale nell'ecosistema. Quindi il mio obiettivo è proprio quello di riuscire a portare questo forte impatto ogni giorno nelle cose che faccio. E personalmente ritengo che comunque di aver trovato un po' il mio posto nella realtà di Blue Ocean Finance, quindi se mi chiedi dove mi vedo magari tra 3, 4, 5 anni, magari mi vedo a ricoprire, sperando, un altro ruolo, magari diventare financial advisor e gestendo comunque diversi clienti, aggiungendo complessità, ma soprattutto proprio andando ad apportare quel cambiamento che voglio nel mondo. Ecco. Matteo? Assolutamente, sono d'accordo con il pensiero di Annalisa. Ritengo che oltre a, diciamo, a livello di carriera, penso sia fondamentale la voglia di imparare, di continuare ad accrescere a livello di carriera, e poi chiaramente in maniera parallela di conoscenze, che è la cosa probabilmente fondamentale, e piano piano andando a gestire operazioni sempre più complesse grazie alle competenze, diciamo, a più competenze, e potendo avere un impatto ancora più grande sui nostri clienti e in qualche modo sull'ecosistema delle piccole e medie imprese, che in Italia è trainante ed è assolutamente diciamo poco seguito, e mentre hanno bisogno e possono ricevere un grandissimo supporto. Chiaro. Ragazzi, io vi faccio un grossissimo in bocca al lupo per il vostro futuro. Quello che vi dico è che mi piace un sacco il vostro entusiasmo, ve l'ho già detto prima, ma ve lo ridico. E immagino che, ecco, sia emersa la voglia che ci mettete nel vostro lavoro e quanto vi piace quello che fate. Speriamo che sia insieme. Diciamo che, ecco, è una domanda implicita, se qualcuno ci risponde in chat, così abbiamo anche la conferma da parte di chi ci ha ascoltato. No ragazzi, scherzi a parte, davvero complimenti a voi, e come detto prima, adesso passiamo un po' alle curiosità di chi ci ha ascoltato. Io, guardate, vi condivido qui sullo schermo qualche domanda che è arrivata mentre parlavamo. Allora, ecco qui Veronica, che vi chiede se avete qualche consiglio sul curriculum per un neolaureato in finanza alla Sapienza. Allora, sicuramente quello che consiglio in generale è di comunque di raccontare sempre la verità, e di comunque dire quello che è stato il vostro percorso e far emergere quelli che sono i punti di forza. E una cosa, un consiglio per esempio che era stato dato a me, che mi sento anche di dire, è comunque quello di non fare sempre curriculum standard per tutte le realtà a cui si applica, ma veramente magari prima di fare una candidatura per Blue Ocean Finance, di vedere il nostro sito e vedere se ci sono degli aspetti che vi hanno colpito, e se vi hanno colpito comunque e vi ritrovate soprattutto in quegli aspetti, di provare a farli emergere all'interno del curriculum. E io aggiungo che mi sentite? Sì, sì. Ok, mi era un attimo caduta la linea. Una volta che avete completato e definito il vostro curriculum nel migliore dei modi, potete candidarvi alle opportunità di carriera in Blue Ocean Finance. Vi ho inserito qui il link in chat. C'è un'opportunità di carriera molto molto interessante che è stata pubblicata su Tutored, così andate a fare compagnia a Matteo e Annalisa. Sì, vi aspettiamo. E vi aspettano. Allora ragazzi, super, passiamo alla prossima. E allora, vi chiedono che tipo di esperienza avevate prima di entrare in Blue Ocean Finance. Allora, io personalmente ho sempre lavorato sostanzialmente a livello imprenditoriale,
ho avviato una mia piccola attività, una piccola startup nell'ambito delle blockchain e successivamente, diciamo, ho sempre lavorato un pochino nell'immobiliare, sempre in aziende di famiglia e in cui ho avuto la fortuna di lavorare e di fare esperienza. E ho lavorato sia nel segmento immobiliare, nel ramo immobiliare, sia in quello commerciale. E ritengo che comunque siano ogni esperienza possa portare comunque un valore aggiunto a quello che è poi la propria formazione. Quindi ritengo che comunque non ci siano delle esperienze, cioè che tutte le esperienze siano utili e siano assolutamente ben viste da possibili società, insomma, che fanno recruiting. Annalisa? Sì, mi collego un po' anche a questo che diceva Matteo, che non c'è un'esperienza, secondo me, che vale più di un'altra, perché appunto ogni esperienza è fondamentale per far emergere la propria personalità e insomma quelle che sono le proprie caratteristiche. Io personalmente anche durante il periodo universitario ho sempre lavorato comunque in diverse realtà, ho lavorato per un periodo in una società di consulenza tributaria e poi in realtà ho lavorato per 3 anni per una società sportiva abbastanza famosa e dove appunto ho avuto modo di rapportarmi magari con una realtà che potrebbe essere apparentemente diversa da quella che è la finanza, però che mi ha insegnato tanto e che mi ha permesso di essere dove sono oggi sicuramente. Chiaro. Tornando un attimino al vostro pane quotidiano, Salvatore vi chiede quali tool vengono utilizzati principalmente nella giornata tipo di un analista finanziario? Allora, sicuramente, e non è una leggenda, Excel è fondamentale. E chiaramente a supporto di poi Excel, su cui vengono fatti molti lavori di analisi, si utilizzano molti database, perché chiaramente è fondamentale acquisire informazioni e di conseguenza ci sono dei database come per esempio Cerved, che raccoglie dei dati di, diciamo, delle società e che poi vengono utilizzati per analizzarle e per avere anche degli altri punti di vista su quelle che sono le condizioni della società, in quanto si analizzano la condizione, diciamo, della stessa attraverso le informazioni che si ricevono. E tra gli altri documenti, chiaramente lavoriamo con tutti i documenti della società, quindi in base all'attività che svolgiamo, con la documentazione contabile, che anche questa è fondamentale, e chiaramente non mancano mai i bilanci, che sono fondamentali. Allora, io vi condivido invece la domanda di Lorenzo, che mi pare molto interessato a entrare in Blue Ocean Finance. Lui chiede se potete consigliare delle risorse per esercitarsi con i case che poi vengono proposti al colloquio. Allora, in realtà ti direi che nello specifico non ci sono particolari tipi di risorse a cui attingere, perché una cosa importante, come diciamo proprio all'inizio, è anche capire un po' qual è il tuo spirito imprenditoriale, qual è il tuo livello di logica proprio nel risolvere il caso. Quindi diciamo che non sono i classici test che si fanno, che c'è per forza una risposta giusta. Ovviamente alla base ci deve essere una conoscenza di finanza aziendale, però ecco, non è quella cosa che ti viene fatto un test semplice e là devi dare una risposta secca. È comunque tutto quanto un processo. Quindi magari io il consiglio che posso dare è sicuramente quello di approfondire il più possibile le tematiche anche magari di attualità, che perché possono essere utili per sviluppare il pensiero strategico, questo sì, però proprio magari un libro da dove studiare in particolare, questo non, anzi, forse lo sconsiglio. No, d'accordo, Chiara, no, giustissimo, insomma, il bello che poi siate voi a rispondere anche in base alla vostra esperienza recente, quindi vale ancora di più. E rimanendo in ambito, diciamo, selezione, colloquio, Giorgia vi chiede se le esperienze all'estero, ritenete siano fondamentali, ovviamente per intraprendere una carriera come la vostra. A mio parere, sicuramente un'esperienza all'estero può essere apprezzata ed è apprezzata, ma dipende
chiaramente dipende dall'azienda a cui ci si rivolge e soprattutto dipende da, è un valore aggiunto che si può avere nel curriculum, chiaramente non è l'unico, ci stanno tante altre possibili, diciamo, altri possibili fattori che possono avere comunque un valore aggiunto a livello di curriculum. Di conseguenza è una cosa positiva, ma non è strettamente necessaria. Può essere apprezzata, chiaramente. E sicuramente per il colloquio e, diciamo, per questo tipo di carriera, il suggerimento è quello di dare il meglio di sé, quindi anche sotto stress nel momento del colloquio, per esempio sto pensando al colloquio di gruppo, è fondamentale far emergere il meglio di sé sia nel modo di rapportarsi, sia nel ragionamento con gli altri, è fondamentale, diciamo, non lasciare che l'ansia in qualche modo ti faccia fare una performance peggiore di quella che potresti avere. Questo chiaramente è un consiglio. E lato invece esperienze universitarie, da che percorsi provenite? Allora, io ho fatto la triennale in economia e management alla Luis Guido Carli e poi ho fatto la magistrale in corporate finance, sempre alla Luis, la magistrale in inglese, e ho fatto un'esperienza all'estero, però ecco questo. Assolutamente, io ho fatto lo stesso percorso di studi e anch'io ho fatto un'esperienza all'estero in Belgio e diciamo, però insomma, il percorso di studi nel nostro caso è stato molto simile. Sì. Diciamo che era destino che entraste nello stesso team. Assolutamente. Vai pure Ludovica. Volevo solo aggiungere, dato che viene toccato il tema esperienze universitarie, io faccio una breve premessa, sono responsabile marketing e comunicazione di Blue Ocean Finance, ma lavoro a stretto contatto anche con il reparto HR per l'employer branding, quindi conosco abbastanza da vicino le logiche che ci sono dietro. Un'altra cosa che secondo me non vedo stressata abbastanza nei CV sono tutte quelle esperienze extracurricolari, quindi ad esempio l'associazionismo o il volontariato, sono cose che a noi segnalano che siete un tipo di persona che va oltre al compitino, cioè oltre al dare gli esami. Cosa fate oltre a quello? Ci sono sicuramente un range di interessi che ognuno ha e passioni che ognuno porta avanti. Questo per noi è molto importante. L'associazionismo in particolare è una cosa che noi leghiamo fortemente anche allo spirito imprenditoriale di una persona. Quindi questo, se sono esperienze che avete, assolutamente scrivetele e spiegatele anche bene nel CV, perché so che noi internamente sicuramente gli diamo tanto peso, anche esternamente in altre società posso assicurare che sono altrettanto apprezzate. D'accordo, no, grazie mille Ludovica. Allora, visto che ci dicono che è una domanda scomoda e non abbiamo dato risposta, noi la facciamo. E Giorgio vi chiede: quanto impatto ha il brand dell'università per passare la prima fase di scrematura? Anche qui rispondo io, mi sembra giusto far rispondere a queste domande difficili. Allora, no, in realtà non c'è un forte peso. L'unica cosa, almeno all'interno di Blue Ocean, l'unica cosa che guardiamo, giusto per capire la probabilità, magari in fase iniziale, che quel candidato si presenti o meno al colloquio, se viene diciamo convocato, è dove risiede in quel momento, dove ha svolto l'università. Se sappiamo che l'università di Roma, sappiamo che c'è un po' più di probabilità che probabilmente il candidato poi si presenti diciamo fisicamente in ufficio. Non è ovviamente una preferenza che ci fa scartare un altro candidato ugualmente valido, ma facciamo dei ragionamenti diversi. Chiaramente c'è una persona che viene da fuori, magari bisogna la molto anticipo per organizzare, per farlo su in sede, oppure diciamo si organizza proprio da remoto, però è proprio un discorso di location e non di università. E anzi, stiamo lavorando tanto per essere sempre più presenti su altre università, oltre a quelle diciamo strettamente vicine, anche se ci rimane un pochino più semplice. E saremo felici ogni volta che vediamo
candidature da ogni università, da ogni parte d'Italia, perché ci fa piacere, insomma, la diversità anche territoriale è un aspetto, ecco. Ottimo, grazie Ludovica, perfetto, così abbiamo chiarito anche questo aspetto. Ragazzi, torno da voi perché Luigi vi chiede se c'è un equilibrio, se quantomeno il vostro sia un equilibrio vita-lavoro giusto, oppure c'è sovralavoro come nelle Big Four. Mi sembra un'ottima domanda. No, comunque, come abbiamo detto anche all'inizio, in realtà ognuno è padrone del suo tempo e delle sue attività. Quindi assolutamente non c'è un cartellino da timbrare oppure un orario preciso in cui bisogna rimanere, però appunto dipende molto da come ognuno gestisce il proprio lavoro, quindi è molto organizzazione personale, secondo me. Infatti anche in questo il tema della responsabilità è anche molto nella giornata quotidiana, di come uno lavora e di come organizza il proprio lavoro, quindi assolutamente se vuoi ci riesci assolutamente a equilibrare vita e lavoro, questo assolutamente. Sono d'accordo, fortunatamente siamo un'azienda in forte crescita e quindi comunque c'è molto lavoro, ma chiaramente essendo molto autonomi e potendoci organizzare, ognuno ha le proprie responsabilità e cerca di e si può, diciamo, gestire nel miglior modo possibile. Chiaramente ci sono dei momenti in cui c'è un po' più di lavoro rispetto ad altri in cui ci sono meno emergenze, o comunque ci sono delle attività che sono concentrate in determinati periodi, e chiaramente ma noi personalmente ci sentiamo più responsabilità avendo contatti con i clienti e poi sentendoli, c'è questa empatia che diceva Annalisa, che poi ti porta a, diciamo, dare il massimo anche per i propri clienti. Allora io rispondo a questa domanda qui facendo un passo indietro. Vi chiedono se avete posizione aperta nella vostra azienda come financial analyst. La risposta è sì. Ludovica ti rubo la risposta. La risposta è sì, e vi ho condiviso poco fa il link qui nella chat, così potete candidarvi facilmente tramite Tutored. Non so se vuoi aggiungere qualche informazione più nel dettaglio, Ludovica. Grazie Giuseppe. Ovviamente il primo periodo è di internship, non è subito, diciamo, la posizione più senior. L'internship in realtà, come hanno detto anche Matteo e Annalisa, è relativamente breve, quindi in realtà si fa presto, è un periodo che utilizziamo tutti per capire se ci si trova bene a vicenda, quindi lo manteniamo. Comunque è una posizione propedeutica a diventare financial analyst, appunto, come lo sono adesso Matteo e Annalisa, che lo sono diventati in brevissimo, in 3 mesi, quindi capite bene che, insomma, è la porta di accesso, insomma, a quella posizione lì. Allora Luigi, tornando un attimino al colloquio, chiede: quali argomenti ci consigliate nello specifico per il primo colloquio di gruppo, ma soprattutto, domanda un po' più logistica, se gli ulteriori 2 step poi avvengono nella stessa giornata? Diciamo, come detto in precedenza, non ci sono proprio degli argomenti da ripassare, è un ragionamento guidato che si farà insieme, quindi la cosa fondamentale è chiaramente avere delle basi di finanza e quindi magari ripassare un po' di finanza aziendale, o ripassare, diciamo, dei concetti che sono la base poi di quella che può essere la nostra attività. Chiaramente poi viene apprezzato molto il modo in cui ci si rapporta, diciamo, agli altri e a un caso aziendale, quindi è importante essere aperti anche ad imparare, ma anche in quel momento, perché, come detto, la capacità di imparare e di diciamo avere un ragionamento logico dietro a questi temi è assolutamente fondamentale e molto apprezzata. Quindi non saprei dare esattamente un numero di argomenti da ripassare per il colloquio. E invece, rispondendo all'altra domanda, gli altri 2 step vengono effettuati, diciamo, a stretto giro, ma non nella stessa giornata, quindi intercorrerà un certo periodo tra i vari step, anche per lasciare poi tempo di lavorare sull'assessment scritto e di ragionarci e poterlo presentare al meglio, ecco. Faccio solo un appunto su questo, da cui ci sono state tante domande
sulla preparazione del colloquio, almeno per quanto riguarda Blue Ocean, diciamo che non c'è mai il presupposto o la pretensione di pensare che voi, comunque i candidati, siano già preparati per fare il lavoro che facciamo in dentro, perché purtroppo in università non si può fare nulla di quello che si fa qui, nel pratico, come succede. Quindi capite bene che, come hanno detto la Annalisa, in sede di colloquio, più che le hard skills, si valutano altre cose. Comunque, a livello di hard skill, quello che posso dire è che viene valutata, come abbiamo detto, la capacità di ragionamento. È principalmente quello. Poi chiaramente se avete delle nozioni di governance, delle nozioni di bilancio, aiutano. Ovviamente, ma diciamo in maniera marginale rispetto alla vostra capacità di argomentare le risposte che date. Quindi è chiaro. Sentiamo che voi sappiate tutto quando state qui a fare il colloquio, e mi sentirei di dire che nemmeno in altri casi in realtà, però qui in particolare. E Kaya vi chiede se esiste un'età massima per fare domanda come financial analyst in Blue Ocean Finance. Vado io. E allora, come abbiamo detto, il team è completamente under 40, quindi diciamo che l'ambiente è abbastanza, diciamo, giovane. Non c'è in assoluto, però di solito, dato che la posizione di ingresso, come dicevamo, è sempre di internship iniziale, è chiaro che chiamare una persona con tanta esperienza e con un precedente, con uno storico importante in altre società, eccetera, per noi, insomma, preferiamo non farlo, perché probabilmente ci sono opportunità più indicate al di fuori di quello che cerchiamo noi. Diverso sarebbe se al momento stessimo cercando una figura più simile, allora lì è diverso, però per la posizione aperta attualmente direi che siamo su un massimo, dipende dall'esperienza di ciascuno, però un massimo di 3 anni più o meno, anche se ripeto non mi piace farne una questione di età, più appunto il curriculum che si indica. Chiaro. Allora, sono arrivate due domande molto molto interessanti. Parto da quella di Enrico, che vi chiede quanto è importante la conoscenza dei linguaggi SQL e VBA. Allora, nel nostro caso non sono dei linguaggi utilizzati, nel nostro caso. E, chiaramente magari per alcune posizioni sono più rilevanti che per altre. Nella nostra esperienza specifica non vengono particolarmente utilizzati nel nostro lavoro quotidiano, ecco. E, ottimo, perfetto. Recupero anche l'altra domanda. Eccola qui. Vediamo se ci rispondete. Qual è lo stipendio medio di un financial analyst, sia posizione intern che post? Un'ottima domanda. E allora, le informazioni salariali le trovate comunque nella descrizione, nella job description che c'è anche su Tutored. Per quanto riguarda la posizione di internship, sono 1000 euro netti mensili, mentre per quanto riguarda la posizione di analyst, correggetemi se sbaglio, sono 2000 netti, corretto? Questo è, diciamo, lo scatto che si fa. Io vi faccio i complimenti perché modero quasi un webinar al giorno e mi piacciono un sacco le realtà che non hanno problemi a parlare di soldi, perché spesso è un tema che scandalizza, ma non riesco a capire il motivo per cui dovrebbe scandalizzare il contrario. E invece mi piace un sacco che Blue Ocean Finance è trasparente e in effetti appunto lo stipendio per la posizione che è aperta è
tranquillamente presente nella job offer, e poi Ludovica è stata super chiara con voi, quindi tanto di cappello, ragazzi, complimenti. Giusto, giusto approccio. Grazie, no, ci sembra il minimo, la trasparenza per noi è importante, lo facciamo fin da subito, anche in fase primissima di colloquio, assolutamente. E, Luigi vi chiede se c'è una buona politica di welfare, se ci sono ticket o computer a disposizione. Allora, ognuno di noi ovviamente ha un PC aziendale, e quindi questo sicuramente. Poi in generale comunque Brush & Finance ha tante convenzioni con realtà assicurative o comunque anche altri istituti finanziari che supportano non solo, diciamo, la crescita professionale, ma anche proprio la crescita umana delle persone in Blue Ocean. Quindi sì, c'è una forte attenzione anche a questo. Chiaro. Grazie mille, ragazzi. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda, visto che abbiamo altri 5 minuti a nostra disposizione. Vediamo se c'è qualche altro curioso che vuole approfondire un po' di più il quotidiano di Matteo e di Annalisa, che io ringrazio tantissimo perché mi avete fatto conoscere una realtà che non conoscevo direttamente, nel senso che con Blue Ocean Finance, come detto prima, noi collaboriamo, però mi piace quando le persone raccontano qualcosa di più del loro lavoro, ecco, quello che non si legge, mettiamola così. Quindi grazie mille a voi, ragazzi. Grazie a te. Grazie. Allora, ultimissima, perché così soddisfiamo anche l'ultima domanda di Luigi, che ringraziamo perché in effetti, ottimo spunto, lavorate in smart, ragazzi. Allora, diciamo, come detto precedentemente, siamo molto liberi e autonomi. Chiaramente nel primo periodo è sconsigliabile, ma proprio per motivazioni pratiche legate al fatto che per imparare è molto più efficiente avere un rapporto diretto, è più rapido, e quindi inizialmente si predilige lavorare in sede. E in realtà noi anche come idea preferiamo tutti lavorare in sede, perché abbiamo molte più occasioni di confronto a livello interno, che per noi sono fondamentali. Poi chiaramente, come detto prima, siamo molto autonomi, quindi nel caso in cui qualcuno abbia necessità o per bisogno oppure per altri impegni, necessità di lavorare smart working, siamo liberissimi di farlo, e appunto abbiamo il computer a disposizione per lavorare da ovunque. Però preferiamo tutti, diciamo, lavorare in sede. Chiaro. Grazie mille, Matteo. Grazie mille, Annalisa. Grazie mille anche a te, Ludovica. Ragazzi, sono le 17:57, siamo stati super precisi nell'arco di un'ora. Tra l'altro, quando abbiamo iniziato c'era la luce, adesso invece il mio volto è super scuro. Ci avviamo a notte. Scherzi a parte. Ancora grazie da parte mia. Mi ha fatto piacere e ci vediamo alla prossima. Assolutamente, grazie. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao.